Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto? Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana. Ciao Kyle, e un saluto da me. Allora, è arrivata Stick 7. Magic adesso è piena di scuole di magia, di maghetti, eh? E a noi non ce ne frega nulla. Ebbene sì, a noi non ce ne frega nulla, perché il meta si deve assestare, dobbiamo vedere effettivamente quali carte craftare e su quale scuola orientarci. E nel frattempo, purghiamo con un mazzo combo. Allora, breve cenno storico. Questo è un mazzo combo che mi hanno giocato poco tempo fa contro. Mi hanno menato pesantemente. E così l'ho copiato. Ebbene sì, l'ho copiato. L'ho copiato da chi mi ha picchiato, perché è giusto imparare da chi te mena. È giusto ed è giusto, o almeno io sottoscrivo. Comunque, che mazzo è? È un Mutate deck. Non devi dire, no, Mutate, roba vecchia, Ikoria, ma che cazzo è? È combo, un aggro combo. Perché? Allora, partiamo dall'inizio. Innanzitutto è un mazzo Mutate con tre colori, blu, rosso e bianco e nero. Quattro colori. Praticamente gli manca soltanto il verde. Quindi è un no green. Che cosa fa? Che cosa vuole fare questo mazzo? La Wincon praticamente è più di una. Possiamo vincere in molti modi. Ma la carta, tra virgolette, combo, praticamente è Rodan, che ogni qualvolta muta, o comunque si attiva la abilità Mutate, mutazione di questa carta, ci fa castare una spell con costo di mana, con mana value adesso, ma sì, ricordiamoci che da ora in avanti si dice mana value, con mana value 3 o meno, senza pagare il costo di lancio. E che cosa andremo a targettare noi? Noi andiamo a targettare Open the Omenpath. Perché? Perché Open the Omenpath alla prima dicitura, la prima opzione, ci dice aggiungi due mana di un qualsiasi colore e due mana di un qualsiasi altro colore. Questo spendi questo mana solo per castare creature o incantesimi. Questo mazzo ha praticamente solo creature. Wop. Ha esattamente 4 incantesimi e 20 creature, il resto sono 8 instant e 4 sorcery. Quindi ci possiamo giocare con Open the Omenpath il 90-80% del mazzo, cosa estremamente buona. Ma come scombi? Scombi appunto con Open the Omenpath, castato, mutato Rodan, guadagni 4 mana e muti ancora. Muti. Muti Baby Godzilla. Perché muti Baby Godzilla? Si muta Baby Godzilla perché innanzitutto ti fa pagare uno in meno i mutate cost, quindi targetti Baby Godzilla. E poi perché dice ogni qualvolta toccassi una creature spell, se ha mutate, pesca una carta e scatti una carta. Quindi nei vari trigger che noi avremo Baby Godzilla che triggera, che ci fa scartare una carta che potrebbe essere benissimo Open the Omenpath, e poi farcela rigiocare con Rodan. E così via dicendo. Se abbiamo pure Lord Drakkhis è ancora meglio, perché praticamente ci va ad annullare la abilità di Godzilla scartando una Instant of Sorcery, quindi scarti l'instant e quindi praticamente in realtà peschi solo. Peschi solo, quindi quando si verificano, diciamo, bastano per scombare, secondo me, una, due e tre. Quindi Rodan, Baby Godzilla e Open the Omenpath. Bastano queste tre, perché poi, da questo momento in poi, se abbiamo abbastanza mana e abbiamo abbastanza modo per pescare, vinciamo di Emofage oppure vinciamo l'attacco. Fondamentalmente la Wincon è questa. C'è Showdown the Skald, perché Showdown the Skald ci permette, visto che Mutate conta come spell,
ci permette di dare più uno alla creatura. Quindi ancora una volta, boom, 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 boom. È una sorta di storm, di storming con le mutazioni. Non è male. Difetti fondamentali barra problemi di questo mazzo. È inutile dirlo. È rimozione singola, ci spacca. Elspeth Nightmare, ci spacca. Extinction Event, ci spacca. ACD ci spacca. Qui ACD, non ACDC, che quello era quello dei JoJo, e dico ACD, Aspect Conquest Death, ACD ci spacca. Quindi è un mazzo molto fragile da questo punto di vista. Se troviamo un deck, un mazzo come tanti che ne girano, che gioca un bordello di rimozioni, ecco lì che noi siamo matematicamente fottuti. Matematicamente fottuti. Perfino il Dimir Rogue soffre contro questo mazzo, ma se incontriamo un qualsiasi mazzo che abbia più di 20, 18 rimozioni nel mazzo, se tra le 16 e le 20 rimozioni nel mazzo, noi siamo fregati. Perché ci rimuoverà tutto quello che noi proveremo a giocare. Possiamo pescare tutto quello che ci vogliamo pescare, ma è estremamente difficile. L'unica cosa è questa, riuscire a scombare in un turno, in quel turno scombi e boom, e ce la fai. Quello è l'unica alternativa. Vabbè, questo era il mazzo. Vabbè, ovviamente menzione, abbiamo messo tutte quante le terre doppie possibili, immaginabili, comunque con base blu e rossa, perché la base del mazzo è blu e rossa, e abbiamo appunto il Tree of Magic Sky perché ci aiuta pesantemente. Come abbiamo detto, allora, questa è la spoiler del mazzo. Non ci resta che andare a provarlo. Questo mazzo è stato giochicchiato in normal ed era estremamente, è stato estremamente divertente e illuminante. Dovevamo testare la combo e tutto, e comunque impararci pure noi a farla la combo, perché non è semplice, non è per niente semplice da gestire, specialmente con il timing. Il timing è un problema, perché spesso e volentieri, scusate, io mi scaccolo nel frattempo, perché spesso e volentieri quando noi giochiamo ci abbiamo appunto il tempo che finisce, e se finiamo il tempo mentre stiamo scombando è un problema. Allora, comunque, noi abbiamo Seed Truth, che non è male, non è male neanche questo mana bianco perché abbiamo Rodan. Però dobbiamo pescare un altro mana rosso. Siamo on the play, quindi quello che io farei è intanto andare a mettere un mana bianco. Smurfiamo. E facciamo credere di essere qualcosa che non siamo. Baby Godzilla sarebbe stato molto molto utile in questa mano, però sfortunatamente non è ancora arrivato. Lui nel frattempo gioca un Selfless, Lurrus. Oh, ecco Baby Godzilla, ottimo. Allora, a noi ci serve il land drop, quindi è inutile perdere tempo con. Col senno di poi, vedi? Vabbè, e ci tocca prendere questa. Era la meno peggio perché l'altra sfortunatamente era bianco-blu e a noi il blu non ci serve, il bianco neanche. Serve ora, per ora, uno per. Carta nuova. A costo 2, volare. Vigilance. When each creature that enter the battlefield under your control this turn. Interessante. Allora, mi vorrei giocare Baby Godzilla come bloccaggio, ma secondo me è perfettamente inutile. Però se peschiamo terra possiamo già partire con Aimophage. Col rosso abbiamo Open the Home Empath, diciamo che non è malaccio. Ci serve solo un mana rosso. E possiamo anche andare di Drakis. Star Pupil. And the part of your normal encounter. When you spell Dark, put it counter on target creature you control. Vabbè, un 1-1 con un segnalino 1-1, poi gli mette 2-2. Interessante.
Allora, noi dobbiamo pescare. Emophage, che ci leviamo. Trill. Trill of possibility, sì, è la cosa migliore. Ah, sì, giusto. Si può fare. A noi ci serve il mana rosso. A sto punto, vende Omen Path. No, ci serve vende Omen Path. Ci serve per scombare. A questo punto direi che possiamo anche attaccare. Bravissimo, noi quello volevamo. Vai, vai, schiatta. Village Rights, attenzione. No, Village People, Village Rights. Buono però, noi abbiamo mutato due volte. C'è altro Insatiable Hemophage qua, ci potrebbe essere molto molto utile. Speriamo solo che non c'ha rimozione. Aspirant. Ce la farà l'aspirant a fare più danni di noi? Ah, lui questo entra 4, si tappa più 1 più 1. Non gli conviene. Ah beh, no, c'ha Vigilance. C'ha Vigilance. Ok. E mo, dammi una cazzo di terra rossa così scombo. Ok, si comincia. Allora, se io prendo 4 mana da qua, mi avanzano. Sì, va bene, si comincia. Allora, al tempo, facciamo blu e rosso. Costo 4, Rodan. Ok, bello Showdown the Skulls. Discard Showdown the Skulls, purtroppo. Dai, su. Mi sa che c'è la rimozione, l'amico. Ok, si comincia. Open the Omen Path, peschiamo 3. No, castiamo. Giocala. Dai il mana. Nero e blu. Hemophage. Ottimo, Open the Omen Path, perfetto. Under. Don. Open the Omen Path. Open the Omen Path. Casta. Blu. Rosso. Lord Drakkhis. Mutate. GG. E mo la rimozione gli sarebbe servita. Ok. Over. Perché tanto a noi dei danni non ce ne frega nulla. GG. Open the Omen Path. Castiamo Seed Truth. Good game. Vabbè, e il mazzo scomba così teoricamente. Ora che vi ho fatto vedere come scomba, vediamo come perde. Come abbiamo visto, appunto, il mazzo
tende a stormare, lo storming è quello che a noi ci interessa, praticamente è come se avessimo un great edge un po' più strano, un po' più strange, però tutto sommato è il mazzo a scombare scomba. Ok. Ci abbiamo una buona mano per essere un dead draw. Questo sicuramente è mono rosso. No, mi sono sbagliato. Però già che sto Fable Passage così baldanzoso, qui in verde, Trail of Possibility, no, ci serve qualche creatura o terra, perché ci manca il mana bianco. Possiamo giocarci, io penso che Trail of Possibility è meglio, perché scarto una carta, pesco due, qua ne scarto una e ne pesco una. Secondo me Trail of Possibility ci buttiamo sì di tutto nel cimitero, secondo me è la cosa migliore. Ottimo Emofage. Allora, visto che tanto questa deve essere comunque nera. Oh. Sto solo a pesca 2, non è che pare chissà che sto a fa. E che vuoi fa? Va bene. Allora, noi il prossimo turno abbiamo Baby Godzilla, che non è male. Possiamo giocarci. Mi sa che mi vuole spaccare le terre. C'ho come questa impressione, perché se guarda le mie terre in modo molto. Ah no, Garruk Heartbringer. Ok. Allora, Garruk Heartbringer, questa. Look at the many cards off the top of your library. Questo è un problema. Però, se io. Protezione dal nero pure. Quindi. Allora. Quindi, se noi ci giochiamo Baby Godzilla. Allora, sì, Baby Godzilla. Baby Godzilla, raddoppiamo un rosso. Così il prossimo turno facciamo Emofage e Drakis. Open the Omen Path. Anche se con Open the Omen Path potremmo fare addirittura Showdown of the Skulls. Ci tiene proprio a farmi questi 5 danni, guarda se queste 5 carte, eh? Gigante, ne prende una? Ok. Kazanu Mamushi. Allora. Se io pago 3 di Open the Omen Path, mi casto lui, mi avanzano 2 mana e non ci faccio un cazzo. Se io pago Open the Omen Path, mi gioco Lord Drakkhis, che è 2-3, lo muto con 2 mana. E non ce la faccio a fare Emofage sto turno. Quindi, sperando di non morire il prossimo turno. Beh, direi che è andata piuttosto bene. Posso giocarmi tutto. Questo diventa un mana blu in pool. Quindi, Baby Godzilla. Ah beh, ormai ho pescato.
Dobbiamo scombare al prossimo turno. Ce la facciamo? Mi sa di no. Però potremmo provare a sopravvivere. Allora. Proviamoci. Facciamo il primo giro, lo facciamo quindi nero e blu. Ok, Baby Godzilla. Insaziable Hemophage. Posso scattare questa? No, eh? Via Temple. No, via Seedetruth. Over. Lord Drakkis. E via Open the Omen Path. Under. Don, arriviamoci open the omen path 4 e 4 8. Speriamo che non me li fa tutti sti danni. Si è messa, ah no, quindi sono costretto a bloccare teoricamente. No, muoio comunque. Perché 8, 8, 4 e 5, 9 e 4, 13. Ok, ma tanto abbiamo perso. Tanto abbiamo perso perché comunque ci sarebbero stati una valanga di danni. E beh, è stato più veloce lui. Giù il gettone bambino, giù il gettone. Giù il gettone bambino. E comincia la gioia. Guarda che cazzo sta a fare per pappagallo. Cioè, ma io vi vorrei far vedere soltanto per un secondo. Cioè, che cazzo sta a combinare. Ah, abbiamo comprato il giochino nuovo. Guardate che cazzo ci sta a fare. Sta a distruggere. Scusate, era doveroso mostrarvi ogni tanto. Ogni tanto mi piace mostrarvi l'uccello, anche se non è il mio. Comunque, questa mano la giochiamo perché abbiamo il mana che ci serve. In più siamo on the draw, quindi abbiamo la possibilità di guardarci una carta in più. Allora, a noi ci serve terra. Rosso-nera, sì, è perfetta. È perfetta rosso-nera. Ecco, questa è un po' meno perfetta. Io devo assolutamente eliminare questa cosa. Devo assolutamente di levare dalle palle sta scavenging goose, perché me mando a fanculo tutta quanta la cosa, la combo. E vabbè, ma allora sei infame. Cioè, dillo che... dillo, cazzo. C'è una sola cosa da fare. Allora, ragioniamo. Hemophage costa 2. Facciamo così. Cazzo mi scarto, che poi una di queste due diventa cicciona. Io lo so.
Oddio, Baby Godzilla, sì, Baby Godzilla. Oh. Sprecalo il mana per levare Omen, Open the Omen Path. Ciulato! Bravo! Bravo! Mo però mi può levare due carte, però se le fa, se pompa queste due, non può fare nient'altro, quindi la scelta è tra mettere 2-3-3 oppure spaccarmi il drago. Potrebbe fare anche quello. E lui non fa nessuna delle due cose. Allora io. Open the Omen Path. Abbiamo il mana bianco, quindi possiamo scegliere blu e rosso. Allora, return target instant. Questo dico che lo riprendo in mano, questa la gioco. Vai, vai, spreca il mana. E non ti pompi. E non guadagni il punto vita. Vai. E non ti pompi e non guadagni il punto vita. Bravo. Continua. Ouch. Per modo di dire ouch. Perfetto. Trium. Open the Omen Path. Ho sbagliato, cazzo. La mannaggia, la miseria. Porco Dio, ho fatto una cazzata. Ho sbagliato a prendere mana. E ho tappato pure il nero. Sono proprio un coglione. Guarda se mi sono cagato il game. Porco Giuda. Porco Giuda, sono proprio un coglione. Oltretutto che c'ho due Baby Godzilla a gioco. Mo se mi fan danno muoio. A posto. Proprio un coglione, mi sono sbagliato. È facile sbagliarsi. Questo perché i mazzi, specialmente i mazzi combo, devono essere giocati, 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 giocati. E più li giocate, più li perfezionate, e meglio escono, meglio girano. Ottima mano. Questa è proprio un'ottima mano. Tutta quanta quella gente che vedete che scomba con delle mani che voi vedete che sono praticamente
strane, ingiocabili, o se voi pensate, ma che cazzo sta facendo questo? In realtà è un tizio molto skillato che si è allenato a giocare, rigiocare, rigiocare, rigiocare sempre lo stesso mazzo. Il punto è quello. Ah, faccio rugazzo. Ah, interessante. Via, giù nel cimitero. Sì. Perché abbiamo Rodan in mano, ovviamente. E continuiamo a tenerlo 1-3. Ok. Abbiamo un po' di terre interessanti. Questa la giochiamo rossa, questa vediamo poi. Vabbè, fino a mo. Questo se giocherà Winota una certa, secondo me. E quindi abbiamo detto rosso. Quindi qua ce n'abbiamo uno blu, uno nero, uno bianco, uno rosso. Quindi se io mi gioco Rodan... scartiamo Open the Omen Path, mettiamo Rodan, scartiamo Open the Omen Path, ok, Azumana, rosso e blu, Octopussy sopra, a posto. Ha capito che abbiamo scombato. E personalmente io avrei continuato a vedere, perché comunque dopo Vadrock questo comunque olè, così perfetto. Dicevo, io non avrei concesso, perché comunque c'erano ancora 3 mana e 1-4 liberi. Avrei pescato, avrei dovuto scartare, probabilmente avrei scartato una delle terre, ma non è detto che mi sarebbe entrata una mutazione. Quindi non è detto che la combo con Open the Omen Path e tutto quanto sarebbe continuata. Questa è una cosa molto molto importante. Inoltre, c'è da dire che comunque sarebbero stati solo 3 danni in attacco. Io non avrei potuto attaccare. E... ciliegina sulla torta, la pescata peggiore sarebbe stata proprio Showdown of the Skald, perché ma sarei potuta giocare, mi avrebbe soltanto frozzato e riempito la mano. Quindi in realtà si doveva puntare a qualcosa. Secondo me è stato prematuro da parte del mio opponent lasciare la partita, perché con la carta giusta, con un 3 danni qua sopra, avrebbe potuto tranquillamente vincere. Però vabbè, ognuno sa quello che mette nel suo mazzo, quindi... Bimba, bebe, vediamo te che c'hai... Tutelle però Trium, ci possiamo provare. Questo è un Turbo Mill, che palle! Sento la puzza. Eccolo. Che da un certo punto di vista potrebbe pure essere una buona cosa. Nero. Entarn. Resolve.
Da un certo punto di vista potrebbe essere pure buono. Beh, vabbè, allora, visto che ci sto. Tiè, ciupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stiamo missando land drop, non va bene. Dai, terra. No. A riterra? No. Abbiamo bisogno delle terre. Abbiamo bisogno di mana. Expressive iteration. Look at the top three cards of your library. Put one of them in your hand. Put the one of them on the bottom of your library and exile one of them. Play the exiled card this turn. Si è sparato. Vabbè, mi sono perso praticamente metà del suo turno. Vabbè, ciao Channeler che è diventato 4-4. Allora, se io mi gioco Pandemon Pact, mi posso giocare una creatura a costo 4, che potrebbe essere Rodan. Oppure 2, Baby Godzilla. Allora. O prendiamo in patto deve per forza stare nel cimitero, quindi a sto punto ce la giochiamo. Blu rosso. Tu? Scacciamo showdown, sì. Ok, allora noi adesso il prossimo turno Mutate 3 Spite Dragon. Allora, no, no, entrano. Me ne fotte nulla. Perfetto. Mo, mana bianco. Open the Omen Path. Partiamo con rosso e blu. Sempre se non countera, potrebbe counterare, sta cercando di capire come funziona il mazzo. Sta leggendo. Via, non mi serve tanto mana nero. Allora, riprendiamo in mano Site Truth. Giochiamo Pandemon Pact. Olè. Olè. Nero e blu. Hemophage. Non così in fretta, amico. Non così in fretta. Scartiamo Site Truth. Under. Don. Open the Omen Path.
Sì, The Truth. Peschiamo tre. Scartiamo questa. Perfetto, si ricomincia. Ci giochiamo. Vadrock. Aspetta, non ce l'ho, prendiamo il patto del cimitero. Beh, che? Ah, giusto. Ok. Ragioniamo. Ragioniamo. Baby Godzilla. Ole. C'è Emberclave, ma dai, ma vaffanculo. Emberclave in un blu rosso, se sei proprio fuori. Però funziona, oh. Bella. Andiamo allora, considerazioni finali. Eh beh, è presto detto, come avevamo detto anche all'inizio, purtroppo il mazzo soffre le rimozioni globali, soffre i rimbalzi. Purtroppo giocando questo genere di mazzi, soffri questo genere di spell, c'è poco da fare. Trovi invece un mono rosso, un mono bianco o anche un mono verde che è andato leggermente lento. Hai scombato ed è finita lì e fai e piange il tuo avversario, piange. Per oggi è tutto. Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana. Ciao Kyle, un saluto da me. Signori, alla prossima succhiata.